Benvenuti signore e signori nel best of di Pokémon Smeraldo. Siccome la serie è terminata prematuramente con l'ultimo episodio dove siamo stati sconfitti da Telepath, ho pensato per concludere che fosse carino portarvi un video all'interno del quale collezionare, per così dire, tutti quei punti più belli per quanto mi riguarda della serie. Sia perché magari divertenti di per sé, sia perché credo che l'edit fatto dietro sia degno di nota. Prima di lasciarvi al video però vi informo come al solito che siamo in live su Twitch alle 15 con una live particolare. Tenteremo infatti con il nostro team di Pokémon Bianco 2, che ormai avrete imparato bene a conoscere, a sconfiggere Acromio per la seconda volta presso il laboratorio PMP con solo mosse di stato. L'impresa sarà ardua, ve lo posso assicurare, vi aspetto in live. E a proposito di Bianco 2, sto lavorando al riassunto, ma come ho scritto in community è davvero troppa roba, io non credevo fosse così lungo, purtroppo ho bisogno di più tempo, quindi datemi più tempo. Nel mentre direi di goderci questo video, vi aspetto in live su Twitch e vi invito a guardare questo video fino alla fine. Perché? Non sarò io a dirvelo, ma credo che lo capirete. Bene signori, è arrivato il momento di prendere il nostro starter. Non è Dorchik, non è Mudkip, ma è proprio lui, il Pokémon Baco. Sono riuscito a trovare Ralts maschio! Ralts maschio! Joe non c'è su Emerald, ho visto anch'io. Creepy ho controllato, in teoria non c'è. Surskit! Smeraldo, a me queste paiono i percorsi in cui si trova. Peraltro se tu premi percorso 102, lo trovi tra i vari... Oh no, è vero, non c'è. Sto bene, non sto piangendo. Bello, vaghe team, vaghe forti che siamo. Avvelenalo alla terza. Brutto colpo avvelenamento, sarebbe incredibile, sarebbe incredibile. Questo Zigzagoon sta piangendo. Adesso testiamo un attimino l'assorbimento di Beautifly, vediamo un po' cosa riesce a fare. Vedi che non gli faccio una bega. Ed è uno Zigzagoon, eh? Non è Dialgaform Arceus Cyberpalkia, voglio dire. Se mi muoiono tutti, io ho perso. Boom, bar. Andiamo a berci il cocktail. Andiamo a sex on the beach per noi. Se mi muore qui Beautifly è un problema. Aiuto. Avessimo avuto Surskit. Quanto regge, mamma mia, si ninkada, facciamo sesso, ti prego, io e te, turbo sabbia, va bene, mi dissocio da tutto quello che ho detto, Twitch, però ninkada, una Schweppes io e te, blocco, non c'è problema, non ho paura dei posti di blocco, ninkada non può... Oddio, t'ho fatto 100 turbo sabbia, come hai fatto a non missare? Azione... Musica epica, grazie. No, je m'iscliquer. Vabbè, je m'iscliquer. Je ne sais pas jouer à le jeu. Allora, Rudy, come lo affronti, Rudy? Perché? Ninkada, Dustox, Beautifly, se sono 5, te le meriti tutte. Oh, Seso con Ninkada. Io vado con Ninkada, non è che morirà. Vero? Questa palestra qui da piccolo era un fottuto inferno, però adesso che mi sono spuntati i neuroni, vedi che infatti la so fare. Pazienza. Ci sta, no, che io abbia fatto il crit quando non dovevo farlo? No, ma adesso lui mi distrugge. Quanto mi piaci! Gelinda Combat God e Arcibaldo Marinaio! Fratello di Scudobaldo! Ninkada non gli fa una pippa. Oddio, fammi 5 hit. Che goduria quest'uomo! Per fortuna che ho questa resistenza incredibile e pazzesca! Ok, perfetto, dovrei andare molto tranquillo. Dustox regge molto. Dustox regge davvero molto. Per fortuna che ho questa resistenza incredibile. Regge davvero molto. No, brutto colpo, no, Dustox regge davvero molto. 0,25. Se proprio avessi dovuto scegliere un Pokémon da perdere, avrei scelto Dustox. Alla fine Dustox, ragazzi, era il più sacrificabile. Wingull, secondo me... Non vorrei risultare un po' ridondante con le meme. Panico! Ninkada crea il panico sulla spiaggia. Articolo di giornale. Domani a Selcepoli. Che cosa sta facendo quest'esse? Armando Marinaio è stato completamente obliterato dalla forza dei brutti colpi di sfuriata di Ninkada, sale a livello 18.
Che cazzo è appena successo? Allora, devo assolutamente puntare su Tentacool. Perché Azuriel tanto non ha... Mi sono colpito da solo. Vediamo che succeda. Non lo ucciderò mai. Mi viene da piangere. Tu, sono caduto. Insomma, Volbeat è tipo 1%. Anche Surskit era 1%. Non vedo quale sia il problema. Oh, porco Maria triatleta. Ma non ho bestemmiato la Madonna, ok? Ho scliccato. No, non faremo. Non farlo. Bravo, bravo, bravo. Fai furia. Fermo. Tutto sotto controllo, signore e signori. Il Lumise, che mosse mi impara? Fatemi dare un occhio alle mosse in Lumise. Attacco rapido. Ripeti. Fa cacare uguale. Polbit si trova in Zaffiro al 18%. Ma in Pokémon Smeraldo all'1%. Cioè, scusatemi, il Coleottero è fisico e Volbit impara Coda di Luce, che aumenta l'attacco speciale, e non impara mosse speciali. Ma li ha fatti Bocelli i moveset? Mi ha chiamato 3 volte oggi. Joe, Ale, guardate la doppia. Prima o poi doveva succedere. Diciamo le cose come stanno. Prima o poi doveva succedere. Guarda te. Guarda te! Spargi spora turno 1. Pokémon più forte della challenge, signori. C'è niente da fare. Ciao, Creepy, sono Alessandra. E fatta inculare, no? Parte la sfida di Walter. Oddio, c'ha proprio 4 Pokémon. Facile. Proseguiamo. Onda Shock, reggilo! Te! Oddio, brutto colpo, sì che bello! Oddio, la bacca! Forse lo mandi giù se lo colpisci! Non trollare! Sì! Non so se avete una vaga idea di che cosa significhi che stiamo per andare a affrontare Fiammetta. Guarda, abbiamo la coppia che scoppia in campo, incredibile! Irene Picnic Girl, Sru... Beh, l'ultima volta non è che sia andata super bene con Shroomish. L'ha fatto rotolamento. Fascino. Missa ne uno! Missa! Sì, fallisce, vai, stupido. Nabo! Livello 25. Signore e signori, ripeti. Questa è la chiave per provare a battere Fiammetta. Quanto è forte Volbit. Santo Volbit da Oen. Allora, non fare... Stavi raccogliendo cenere vulcanica? Assolutamente no, però qualcuno a breve raccoglierà le mie ceneri. Questa è la chiave per battere Fiammetta. Oh Gesù, beata ombrellina, io ho bisogno di altri beati, ma tipo i santi. I santi mi servono, quelli sì che sono dei beati che mi interessano. Oh no, c'è solo loro. Scusate, vai a centro Pokémon, vai a centro Pokémon, via! Devo curare, devo depositare il mio cadavere, si levi! Voi due, immagino voi non abbiate Koffing con autodistruzione, voglio dire, Avaiada Senior Junior. Tutto sotto controllo, secondo me Volbit potrebbe bastare. Non burnarmi, non me lo merito.
fatemi finire sto percorso, poi ragioniamo. Questo, signori e signori, è Ninjask, come potete vedere. Il nostro Ninjask ha 90 di attacco a livello 37. L'ho farmato affrontando i Solrock. Noi abbiamo bisogno che Ninjask raggiunga un attacco di 111 per avere il one shot garantito su Torkoal al 31 IV. E dammi più. Che vuol di più 2? Ma avrò ammazzato 20.000 volte, Orb. Come ho fatto a salire di più 2? Sicuro di non avere le V massimizzate? Abbastanza in realtà. Ok, adesso non posso prendere più 2. Ho le V maxate in attacco. Azzi, grazie. Chi è che ha progettato sto coso, ragazzi? Non funziona. Dimmi che non hai maxato in tutto. È impossibile leggere un crit di vampata di Slugma, ragazzi. Sapete cosa è possibile? Andare da Zigzagoon e scoprire che Zigzagoon ha portato a casa una caramella rara. Io devo affrontare tutti gli allenatori. Tu non hai capito quanti allenatori devo affrontare. Buon. Oddio, uno c'ha Kecleon. Beh, quel Kecleon non può fare un cazzo. Ma proseguiamo nella nostra magica avventura. Abbiamo 100 di attacco. Grazie Gesù che hai creato la matematico. Yes. Ok. Ma ha smesso meravigliose statistiche. 77 di attacco. Ho menato un po' di Solrock anche a sto giro. Velocità 76. Quando diventerà Armaldo, tanto diventerà un paracarro e starà fermo. Why are we still here? Just to suffer. Nabo! 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 Non sto piangendo, ho molta paura. Il suo primo Pokémon è Spinda e le lacrime iniziano a farsi copio. Ma proseguiamo. Brutto colpo. Bustati. Pazzo. Hai giocato la pozione, eh? Non lo usare di nuovo. Sì. Bravo Anorith. Bravo Anorith. Eroe nazionale. E ora manca proprio lui. Oh no. Oh no. Dimmi che non c'ha Panciamburo. Ti prego. Metavita. Oh sì. Oh sì! Oh sì! È proprio Daniele Berto che esulta insieme a noi facendo la sub con Amazon Prime a questa vittoria, che scriverà la storia del mondo Pokémon. La scriverà, la sottoscriverà e ci farà anche una postilla con tante di bibliografie. E guardatelo qui, Anorith, innanzi a nostro padre. Anorith, che vince sicuramente il premio peggior backsprite della generazione. Occhi che guardano me e non l'avversario. Incredibile. Ho trollato. Perché? Perché non so usare le mani. Oh fuck. Limitazione. Aiuto. Aiuto. Beautifly. Svegliati. Rinsavisci. Limitazione. Non siamo limitati a nulla. Non esistono limiti all'ingegno umano. 200 IQ. Che memiamo a fare, ragazzi? Io qua vorrei fare una top giocata. Cioè levarmi dal cazzo. Vaffanculo, muori. In game. In game, chiaramente. È una medusa. Non sto assolutamente promuovendo il genocidio delle medusa. Ma è disgustoso lo sprite. Il back sprite di Armaldo. Ma me lo ricordavo diverso. Ci manca solo Mastrolindo. Un amo buono è una cosa buona. Me l'ha detto veramente.
No, è particolarmente sbagliata. Posso darti buone motivazioni per cui è sbagliata. Ma scusami, questo è la live revival di tutti i miei morti? Sorsky te l'abbiamo già trovato, no? Perché poi a quel punto abbiamo tutti, Devo andare a prendere la bici da cross, raga, se no non riesco a esplorare tutto. Pazzesco, ma qui, intuito del videogiocatore, qui è voler non fare le cose a caso, ragazzi. Mi piacciono gli... Proprio la musichetta che tutti noi amiamo. A me livello 29 sembra particolare. Comunque io mantengo la tranquillità. Chi può pensare di fermare Armadillo? Poi vi insegno come fare, ragazzi. Se io vado fino alla zona safari, poi dopo posso, tornando indietro, affrontare gli allenatori, magari utilizzando il condividi esperienza già su Heracross e coso. Musica epica, grazie. Pokémon. È ricominciato quel triste momento. Vabbè, però ragazzi, dai, con Armaldo al 46. Ma c'hai l'abbonamento Prime alle protezioni? Forza antica, fallo a me l'abbonamento Prime, non alle protezioni. Ma guarda che sprite cattivo che ha sto pazzo. Potere! Devo dire che tra Heracross e Pinsir c'è una grande gara a chi è più incapace. Insieme non temiamo nulla, ti daremo prova del nostro coraggio. Fantastico, non mi distruggete, vi prego, i Pokémon già sono nella merda. Stai scherzando? Che cosa ci ha insegnato il buon Gesù? Il buon Gesù ci ha insegnato che Slaking deve essere distrutto. È un avicoltore 100-100. E ora ignoto numero 2. Se Manedric inizia a fare tuono, io inizio a bestemmiare in, tra l'altro, varie lingue. Heracross picchia come un fottuto drago. Ma Pinsir picchia come un drago di Komodo. Incapace. Si può mettere la modalità difficile su sto gioco, ragazzi? Che noia questo videogame. Qua ovviamente ti pare che io non mi ricordi che sulle tombe ci sono gli strumenti. Ovvio, io vado sempre a razziare tombe, no? Double breccia. Ma quanto picchia Heracross. Heracross, quel corno infilamelo adesso nei pertugi, perché voglio godere della tua presenza. Quanto è forte questo essere. Incapace. Fagli metà vita e vengo. Hey guys, we have a gift for you. Who's a responsible? La vita da sangrani. What a vastful beauty. Switcha! Lo one shotteremo con Vent'Argento, mi auguro. Terrore completo! Primi energumeni del team Plasma. Rifugio del team Flare, no? Andiamo ad affrontarlo. Con i nostri Pokémon non dovremmo avere problemi di alcun tipo. Qua one shot di incornata, insomma. Incapace. E anche quest'oggi la vittoria si è dimostrata per quello che è, appartenente alla nostra costituzione, legata intrinsecamente alla nostra persona. Nella prossima stream abbiamo qualcosa da fare adesso, non credo. Nella prossima
il video finirà così, con Zigzag. Carmella rara. Ma qui giù c'è chiaramente una caramella rara? C'è un problema, ragazzi. Sono troppo forte. Sentite questo odore? È odore dello strumento di Zigzagoon. Cura totale, fantastico. Cura totale che in realtà è quella psichica che dobbiamo fare. Io vi posso giurare che quel pelato non l'ho visto. Rendiamo questa serie un po' più divertente. Buon di dottore. Il fatto è che quando si è forti come me, ragazzi, c'è poco da fare. Azeb, I have an advice for you. Give yourself to the hippie. Ma Italo. Ghigliottina itato, cincio vuoi carvagna. Patrizio nuotatore. Allora, io non farò ghigliottina. Viva la Repubblica! A te risparmierò la decapitazione. Coso, lo sai che dopo quelle tre ghigliottine di fila il karma ti prenderà e ti farà dell'amore a sorpresa. Ovviamente mi dissocio. Mi dissocio anch'io dall'amore a sorpresa. Ma no, ma la vinciamo 100-100, ragazzi. Non mandare paper. Eragros ha sconfitto le turbe dell'amore, che ricordiamo essere illusione dettata dal desiderio di procreare. Noi non procreeremo con i pesci. Scusatemi, oggi non ho preso le medicine, capitami. Breccia su Namel e ghigliottina su Swablu. Ma quanto sono forte, ma che noia quasi questo videogame, ma che palle, ma basta. Ma in chat, ma ditemi di perdere per piacere, convincetemi a perdere. Perché se non lo faccio apposta io vinco.